Dell'IS è il luogo geometrico dei punti del piano per i quali è costante la somma della distanza a due punti fissi, detti fuochi. Ciò significa che se prendiamo un punto C sull'ellisse, in una posizione qualsiasi, calcoliamo la somma delle distanze da due fuochi A e B, e poi prendiamo un secondo punto sull'ellisse, il punto D. Le somme di queste sono uguali tra di loro e devono essere uguali alla somma di qualunque altro punto che sta sull'ellisse. In termini più generali, un'ellisse è una conica non degenere. L'equazione dell'ellisse è x alla seconda fratto a alla seconda più y alla seconda fratto b alla seconda uguale 1. Ma l'ellisse non è solo una figura geometrica, è anche la protagonista dei monumenti più belli e straordinari del capoluogo siciliano. Piazza Pretoria, volgarmente chiamata Piazza della Vergogna, fu ideata nel 1554 dallo scultore fiorentino Francesco Camilliani. Fu successivamente costruita nel Granducato di Toscana su commissione di Don Pietro di Toledo. Nelle intenzioni era destinata a guarnire il giardino della villa fiorentina del committente. A seguito della morte di quest'ultimo, la fontana fu acquistata dal Senato palermitano. Per far spazio e ricreare un ambiente armonico, si decise allora di demolire alcune abitazioni del centro storico. La direzione dei lavori fu di Camillo Camilliani, figlio dell'artista fiorentino. La struttura della fontana poggia su un basamento circolare allungato a forma di ellisse. Su questa base ovale si sviluppa una gradinata circondata da balaustra con vasche. Queste ultime sono adornate da statue di uomini e donne rappresentanti divinità e figure mitologiche. Dalla disposizione delle statue e dalla loro conformazione si percepisce una tensione verso il centro della fontana e un senso di movimento. Adesso analizziamo la fontana da un punto di vista geometrico. Essendo l'asse maggiore e minore, rispettivamente di 35 e 32 metri, possiamo calcolare le coordinate dei fuochi attraverso la formula C uguale radice di A alla seconda meno B alla seconda. Successivamente poniamo il punto C di coordinate 0, 16, che corrisponde alla lunghezza del semiasse minore dell'ellisse. Fatto ciò, grazie al programma GeoGebra, è stato possibile costruire l'ellisse attraverso i suoi due fuochi e il punto C precedentemente citato. Come si può notare, la fontana non ha una forma ellittica molto accentuata, infatti la sua eccentricità è pari a 0,4. Ora sovrapponiamo l'ellisse appena costruita alla fontana di Piazza Pretoria. La chiesa del Santissimo Salvatore è un edificio di culto situato nel centro storico di Palermo. Il monumento si affaccia sulla strada di Corso Vittorio Emanuele. In epoca romana sorge come luogo di culto del monastero delle Suore Basiliane di rito greco voluto da Roberto I il Guiscardo nel 1072. L'istituzione religiosa fu successivamente protetta e beneficiata dal re Ruggero II di Sicilia. In seguito la struttura subì dei cambiamenti da parte degli Svevi, degli Aragonesi, degli Spagnoli e dei Borboni. Tuttavia, oggi la chiesa è adibita ad auditorium, ma non ha comunque perso la sua funzione di edificio religioso. La chiesa ha una pianta ellittica, con profonde cappelle, sull'asse trasversale più lungo, mentre l'ingresso è sovrastato dal coro. La decorazione marmorea e plastica dell'interno ha modellato lo spazio architettonico in un ambiente fastoso, tra i più suntuosi del barocco siciliano. Come fatto in precedenza, abbiamo costruito l'ellisse grazie al programma GeoGebra, inserendo le misure della chiesa. I fuochi sono posti nelle coordinate 9,3 e 0 e meno 9,3 e 0. L'ellisse della chiesa del Santissimo Salvatore ha un'eccentricità di 0,68. Infatti notiamo una netta differenza con l'ellisse di Piazza Pretoria, poiché più il valore dell'eccentricità è uguale a 1, più l'ellisse sarà schiacciata lungo il suo asse maggiore. Adesso sovrapponiamo l'ellisse appena costruita alla chiesa del Santissimo Salvatore.